Tutto pronto per l'edizione 2017 di Mare Elba, la kermesse delle attività sportive in mare e da spiaggia. Anche quest'anno, dal 22 al 26 giugno, si ripete la manifestazione con il duplice aspetto degli eventi sportivi propriamente detti e delle iniziative per i ragazzi disabili del progetto Icaro, ospite della 11ª edizione, il gruppo Efesto di Rosignano, che fa parte degli Special Olympics. Quali sono le novità più importanti di quest'anno? La novità principale è di aver messo insieme per la prima volta la parte dedicata ai diversamente abili, denominata da sempre Progetto Icaro, con gli eventi sportivi propriamente detti. Cioè cerchiamo quest'anno, grazie al fatto di avere ospitato un gruppo che è già abituato a lavorare insieme, normodotati e diversamente abili, di organizzare almeno alcune manifestazioni a cui partecipino contemporaneamente i ragazzi e giovani disabili e i normodotati. Sarà realizzato sulla pesca, sarà realizzato sul ping pong, sarà realizzato sul beach volley e insieme tutti quanti parteciperemo alla cena di sabato sera, normodotati e portatori di handicap, cena che quest'anno è gentilmente offerta dalla Lega Navale, che celebra il suo 120esimo di attività. Grazie anche alla Capitaneria di Porto ci sarà un'esperienza particolare per questi ragazzi. Sì, faranno un'esperienza particolare di cui devo ringraziare gentilmente l'attuale comandante della Capitaneria di Porto, di fare a gruppi escursioni in motovedetta con questi ragazzi e accompagnatori. E poi anche i ragazzi parteciperanno sempre ad un'altra iniziativa a cui partecipa anche la Capitaneria di Porto, a dimostrazione di salvataggio in mare insieme alla Lega Navale, al Salvamento Fin e alla Pubblica Assistenza di Portoferraio e ai cani della Sezione Salvamento Toscana di Firenze. Mare Elba, come di consueto, avrà il supporto della Capitaneria di Porto di Portoferraio, che garantirà la sicurezza dei partecipanti. Convinta l'adesione della Capitaneria di Porto a questa pregevole iniziativa, fattivo sarà il supporto a mare e a terra. Peraltro, come ho esternato nel corso della conferenza, si inserisce perfettamente nel contesto dell'operazione Mare Sicuro, da poco iniziata e che ci ha visti estremamente impegnati già in questa settimana per uno dei tanti settori di nostra competenza, che è quello della tutela dell'ecosistema marino. Oltre a tutti gli altri settori prioritari o meno prioritari, tutti importanti dal punto di vista istituzionale, che sono, oltre a quello prioritario del soccorso in mare, salvaguardia dei bagnanti, dei diportisti, quelli del controllo della filiera ittica, tutela del consumatore, tutela dell'ambiente marino, tutti i settori che ci vedranno molto impegnati nel corso della stagione estiva nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro 2017. Anche il comune di Portoferraio sostiene da sempre la manifestazione. Sì, ormai penso che il Comune dal 2002, che mi sembra sia iniziata la manifestazione, sta portando avanti e diciamo che è sempre stato seguito il lavoro che sta svolgendo Davini eccellentemente. E vorrei ricordare anche che questa manifestazione è nata proprio per i diversamente abili e il supporto di queste associazioni che vengano a trovarci e facciamo dei gemellaggi è molto importante, sia per i ragazzi che si incontrano e per le varie esperienze che ho vissuto per due volte consecutive, una volta in Val Brembana e una volta a Roma, due gemellaggi esterni, i quali abbiamo visto le esperienze dei genitori di un gruppo confrontarsi con le esperienze dei genitori dell'altro gruppo, quindi è stata una cosa bellissima. Sono stati dei confronti importanti non solo fra i ragazzi ma proprio fra i genitori. Comunque anche quest'anno siamo qui, il Comune appoggia questa manifestazione, speriamo vada tutto bene e forza ragazzi.